Eccoci qua per la seconda volta, nel senso che abbiamo avuto dei problemi tecnici per cambiare e per chi c'era l'ha già sentita, porti pazienza, ripetiamo il Yomion di oggi, che non è qui. Ed eccoci qua. Allora, rileggiamo il Yomion di oggi, anche ripeterlo fa bene comunque. Ah, non ti ho messo più come corpo. Allora, chiunque creda nella divina provvidenza sa che i passi dell'uomo sono stabiliti da Dio, che quest'anima in particolare deve purificare e riparare qualcosa di specifico in un determinato luogo. Per centinaia di anni, o forse perfino dall'inizio della creazione del mondo, ciò che necessita di purificazione o riparazione aspetta quest'anima per venire purificato o riparato. E anche l'anima stessa ha atteso, fino dalla sua emanazione e creazione, il momento per lei di discendere al fine di adempiere il compito di purificazione e di riparazione a lei assegnato. A vedere tutte le cose così un po' più dall'alto, secondo me ci dà una svegliata, cioè fa un certo effetto. E diceva ti rimetto co-organizzatore. Ecco, speriamo di non avere altri problemi tecnici e ripartiamo sull'importanza del mese dell'Ulin nel quale siamo entrati, che come avevamo detto fino a poco tempo fa era considerato come un mese che risvegliava molto timore in vista del giudizio ed oggi invece la Hassidut ci propone una visione differente in cui l'accento viene messo molto di più sul potere speciale, sulle forze che si rivelano sulla vicinanza divina che si rivela in questo mese e sull'importanza di approfittare di questa vicinanza divina, di queste forze, per fare il lavoro che ci si aspetta da noi. E per darci un push su questa via di un atteggiamento attivo, riceviamo anche degli aiuti. Che se non sono proprio halakha, sono usi buoni da prendere, che vengono dal Baal Shem Tov e altri sono halakha propriamente. E uno degli usi che molto consiglio era anche attinente a un yom di qualche giorno fa, e Ashkecha Pratit, Elisheva ha messo qualcosa sull'altro gruppo proprio oggi. Sul fatto che chi già dice i Teilim divisi per giorno del mese, per cui in un mese termina tutto il libro, cosa che è molto auspicabile e il Rebbe molto spinge perché ognuno prenda su di sé questo impegno di dire Chittat, cioè anche la porzione di Teilim, anche la porzione della Parashah, anche la porzione di Tania, e questo dà molta benedizione alla casa, alla persona, a volte salva anche proprio vite. Si dice che Fitat, questa possibilità si mette anche in macchina e ci sono storie di miracoli, di persone che sono uscite indenni da incidenti catastrofici e avevano in macchina il Fitat, che è sicuro un libro che comprende la possibilità di fare tutte queste parti. Però nel mese di Elul, dove ci dobbiamo abituare a una marcia in più, anche più di una marcia in più, è detto che è meglio, oltre alla porzione regolare dei salmi quotidiana, dal primo giorno si aggiungono ogni giorno altri tre. Per cui il primo giorno si dice dall'1 al 3, il secondo giorno dal 4 al 6 e così via. E se uno perde una giornata perché ha dimenticato, non ha avuto tempo, il giorno seguente dice i tre del giorno e poi torna indietro a riempire il quello che ha mancato del giorno o dei giorni che ha mancato. Per cui, essendo abbastanza ancora all'inizio, si può salire sul treno e prendere anche chi non ha ancora cominciato a dire i teilim, i salmi quotidiani, è veramente molto auspicabile farlo. Altri usi, sia nella preghiera di Shacharit che quella di Minha, si aggiunge il Salmo 27 per tutto il mese,
E per il Sfaradim già hanno cominciato le Slichot, per altri Minhagim si cominciano più in là. Chi se la sente di andare al mattino al Beta Knesset può godere della sveglia particolare che è lo suono dello shofar in tutto il mese, per cui ci viene dato un modo che non ci lascia addormentare, che abbiamo continuamente degli aiuti per entrare veramente in una marcia differente, di modo che il nostro lavoro per un anno nuovo ci porti a essere noi stessi nuovi. E vedremo oggi che strumenti cercare per veramente arrivare a essere noi stessi nuovi. Posso mostrarvi una cosa che mi ha Vai, regalato vai. mio marito? È Certo. sempre che è sempre con me. Qui dentro c'è tutto il kitat. Sì. Dentro Sì. c'è un microfilm. Sì, ce E l'ho qui io. dentro c'è tutto il Sì. kitat. Sì. E così è sempre con me. Sì, questo non serve per dirlo, ma serve Certo, no, no, certo. come protezione No, serve. ma magari qualcuno non l'ha mai visto, e allora anch'io non l'avevo mai visto prima. Sì. È la prima volta che lo vedevo Ah. in vita mia, Guarda, la quindi. tecnologia dimostra sempre Infatti, come è in funzione della Geulah, proprio non sì, riesce. infatti, no, perché il Kuttab, che è un librone chiuso in una Vero, strano. vero, non facendo. Quindi abbiamo tutti gli aiuti per veramente iniziare con un ritmo diverso il nostro lavoro. Quando poi arriviamo al mese di Tishrei, in cui nei 10 giorni fra Rosh Hashanah e Yom Kippur si dicono anche delle cose in più, delle parti in più nella Tfilah, si aggiungono. Io dico, ogni anno, quando è passato Yom Kippur, è tutto un tratto, subito a sera si torna alla Tfilah normale, non si aggiungono più Teilim, si dice, mi sembra di essere lasciata, cioè, che tutto questo era veramente più di una stampella, era un turbo che mi veniva regalato. Quindi la saggezza nostra è che questo turbo poi ce lo facciamo da soli per il resto dell'anno e non ci appoggiamo aspettando che ci arrivi il turbo dall'alto un'altra volta. Ora, comunque, per approfittare quindi con tutte le forze che ci vengono date, del lavoro specifico, soprattutto di questo mese, che è fare un bilancio della nostra condizione, bisogna che, e se il bilancio deve servirci a vedere cosa manca e dove aggiustare, bisogna anche che noi abbiamo la forza e la voglia di fare qualcosa che in genere non viene. Un esempio che avevo sentito è quando uno comincia a vedere una macchia di umidità qui, un'altra lì in casa e uffa, e vai a tappare le falle mettendo un po' di gesso nuovo, come si dice, però non vai all'origine. Quando riesci a beccare qual è il tubo, che perde, aggiusti il tubo che perde e hai risolto tutte le macchie da tutte le parti. Quando poi il tubo, oggi ci sono già dei modi in cui non devi subito smantellare tutto il pavimento per cercare il tubo giusto, perché ci sono dei metodi che vedono sotto il pavimento. Però può darsi anche che ci sia la situazione in cui tutta la tubatura ormai è andata, a quel punto devi tirare su tutto il pavimento. Ed è una cosa che crea disagio. Però è una cosa che quando fai ti ritrovi la casa rinnovata e tutto che funziona. Così dentro di noi è scomodo andare a vedere tutti i nostri tubi che perdono, però una volta che li andiamo a riparare siamo in condizioni veramente di arrivare a uno stato migliore. Però per arrivare a questo stato migliore bisogna anche capire dove perdono, qual è il lavoro da fare. Intanto ci ricordiamo che il fine del nostro bilancio è vedere come tutto quello che facciamo ci avvicina e ci porta a una connessione più stretta con Dio e quanto invece ci lascia lontani e persi in noi stessi.
per cui sempre dobbiamo anche avere presente la meta, lo scopo per confrontare questo qui è funzionale allo scopo o no, dove posso migliorare. E sappiamo che noi abbiamo, perché Hashem ci ha dato uno Yetzer Hara molto, molto chacham, molto furbo, che sa come metterci il bastone fra le ruote, e però come la storia raccontata nel Tania del re che per provare la maturità e la possibilità del figlio del principe di essere a sua volta il futuro re, lo mette in una situazione di tentazione e gli manda una prostituta a tentarlo. La prostituta in questo caso è quello che noi adesso stiamo chiamando lo Yetzer Hara, l'esempio è fatto sulla prostituta. La prostituta fa la missione che il re gli dà, ma essa stessa, pur facendo tutto quello che il re gli dice di fare e al meglio, però dentro di sé prega e spera che il principe non ci caschi. Così lo Yetzer Hara è al servizio di Dio, per cui non è che fa qualcosa di diverso dalla volontà di Dio, e ci tenta in tutti i modi, ma la speranza è che noi non ci cadiamo. Per cui per non caderci bisogna anche scoprire di che cosa si tratta, avere un po' presente di cosa si tratta, altrimenti non sappiamo neanche che lavoro andare a fare. Anche perché lo Yetzer Hara, quando facendo bene il suo lavoro, si traveste in mille forme e a volte si traveste in modo che noi pensiamo che, anzi, quella lì è la nostra parte migliore, dobbiamo darle retta. Non è semplice districarsi e capire dove è la verità. In ogni caso, già settimana scorsa abbiamo iniziato a vedere uno degli strumenti che avremmo a disposizione se non fossimo confusi dallo Yetzer Hara, che in questo caso prende la veste di Amalek. Abbiamo detto il dubbio che si insinua in ogni nostro percorso di vita e ci porta a girare in tondo, e l'incapacità di prendere decisioni reali, perché ci illudiamo che quello che noi consideriamo decisioni siano decisioni vere, mentre decisione vera è, come se vi ricordate, è, una volta vagliato tutte le opzioni, chiudere la porta, il portone, il chiavistello a qualsiasi ulteriore dubbio, e da quel momento, presa la decisione, nulla più ci smuove dalla nostra via, e così si arriva a qualcosa. Quindi, come abbiamo identificato uno dei modi dello Yetzer Hara di farci lo sgambetto, oggi ne troviamo un altro che è estremamente diffuso, cioè che tocca a tutti in assoluto. Però prima, anche per in ogni caso noi ci colleghiamo alla Parashah, però io mi permetto oggi di parlare dell'argomento che ho scelto, a patto che mettendo a disposizione una vecchia lezione su questa stessa Parashah, qualcuno venga preso dalla voglia veramente di seguirla, perché è basata su uno dei discorsi fondamentali più importanti e rivoluzionari che il Rebbe ha mai fatto. Per cui mi spiacerebbe molto che non venisse, anche chi l'ha già sentita, secondo me è qualcosa sul quale molto lavorarci. A parte che in fondo poi ho sentito nella lezione, propongo un esercizio, qualcosa che mi è stato dato, che è abbastanza stimolante e interessante. Però la lezione parla di tutto quello che la Parashah propone sul fatto che Dio ci dice di nominare su di noi dei giudici, dei funzionari, poi sono i poliziotti, poi più in là la Parashah parla anche del Kohen Gadol, parla del profeta e parla del re. Quindi tutte figure che se Hashem ha messo, noi dobbiamo capire queste figure, e se anche ci sembra che non ci siano più oggi, scopriamo come invece ci sono oggi e come dobbiamo collegarci, e quindi collegarci al leader della generazione, e l'importanza fondamentale di questo, senza il quale
non si arriva lontano. E lì però cose che vengono spiegate molto bene, non molto bene, io non scorro molto in collezione, però riesco a toccare un po' tutti i punti. Oggi però ho scelto di trattare questo tema più nella ricerca di quello che c'è, di tutto questo dentro di noi. Sappiamo che ogni figura qui che noi incontriamo, dal giudice al poliziotto, al profeta che si rivelerà probabilmente di più nella Geulà, dentro di noi, al re, sono figure che sono dentro di noi e che devono funzionare, che dobbiamo riconoscere ben dentro di noi e attivare dentro di noi. Per cui è interessante per noi scoprire queste figure. Oggi ci fermeremo su una in particolare, però giusto per toccare appena anche le altre, faccio degli esempi. È chiaro che dobbiamo avere dei giudici, un giudice dentro di noi, perché altrimenti non ci sono regole. E il giudice, come è fatto il giudice di Torah? Il giudice di Torah è una persona estremamente più sapiente delle altre, che ha studiato e ha fatto la Torah su al punto tale che davanti a una qualsiasi questione pratica sa dire come applicare ciò che la Torah dice in quella situazione pratica, e così giudica. Quindi estremamente a livello più alto della persona che viene giudicata, e il suo giudizio deve essere accettato. Per cui noi, dentro di noi, dobbiamo avere una parte che, studiando come noi tutte, tanto ci diamo fare a studiare Torah, e Baruch Hashem adesso anche si moltiplica lo studio della Torah anche nelle vesti dell'Halakha, quindi anche cosa fare praticamente, però deve essere appunto una parte che viene a dirci così si fa, non come ti prendo il grimizio in quel momento, ma c'è una volontà di Dio che si esprime nelle cose pratiche e nei momenti pratici della mia giornata, devo sapere come fare. Per cui ci deve essere una parte che ci guida e ci dice dove e come dobbiamo essere. Però come nella Parashà capiamo che allora c'è stato bisogno anche dei poliziotti, evidentemente anche per noi dirci che le cose vanno fatte non basta, perché il nostro Yetzer non ha mica voglia di fare quelle cose. Per cui è necessario vedere anche come dentro di noi facciamo crescere una parte che è capace di imporre le cose che noi capiamo che dobbiamo fare. E non parlo adesso del re, perché poi tutta la lezione in specifico verte sul re. Non parlo anche molto del profeta, perché penso che il profeta è una parte che più si esprimerà veramente, credo, nella Geulà, dove ognuno di noi avrà il filo diretto, completo, diretto con la Kadosh Baruch Hu, perché si rivelerà la nostra unità con Dio in modo completo. E per adesso il profeta per noi deve essere ancora il legame che noi curiamo di avere col profeta della generazione, col leader della generazione. Per questo vedi la lezione precedente degli anni passati. Ma è un piccolo, una piccola parte ancora, in quella lezione si parla del fatto che in un verso simile, che si riferisce un po' anche più alla Geulà, ma anche prima della Geulà, tutto un tratto, in un verso di Isaia, sparisce la parola funzionari, poliziotti, e compare la parola consiglieri. Quindi dovrebbe analizza cosa sono questi consiglieri, cosa che nel passato meno frequente si trova come figura, e adesso, come adesso, nel mondo di oggi, vediamo che quasi nessuno fa più un passo nella sua vita senza il consigliere. Coaching, cioè è diventata la cosa normale andare dal consulente di questo e di quello. Come mai proprio adesso succede? Proprio perché prima della Geulà c'è bisogno di questa figura. E che cosa qual è la funzione di questa figura? Al contrario del giudice che semplicemente dall'alto ti dice cosa fare, o del poliziotto che se non lo fai ti mette in manette,
il consigliere ha il potere di avvicinarsi al tuo cuore, di sentirti e di aiutarti a vedere la cosa che devi fare come una cosa tua per il tuo bene. Quindi anche dentro di noi ci deve essere il consigliere, come dire che tutta la nostra Vodata Hashem, se resta solamente a livello del giudice o del poliziotto, ma il nostro cuore andrebbe a fare soltanto altre cose, non è un lavoro effettivo, efficace, completo. Per cui deve per forza arrivare a toccare il cuore. Per questo bisogna che dentro di noi non risvegliamo questa figura del Yoetz, del consigliere, di sapere, e su questo c'è una storia che purtroppo non ho recuperato più, l'ho sentita solo una volta perché i particolari mi sfuggono, ma mi era molto piaciuta. Non so se in Nuova Zelanda qualcuno, un rab, si è trovato in una condizione in cui doveva prendere delle decisioni molto gorali, molto importanti nella sua vita, di cambiamenti, e non riusciva proprio a decidere, a capire cosa fare. Si è consigliato qui e lì finché ha capito che non era in grado di prendere una decisione, e a quel punto ha telefonato alla segreteria del Rebbe chiedendo di poter parlare o fare questa domanda al Rebbe. A un certo punto la persona sente in sottofondo, cosa che vuol dire che il Rebbe in quel momento stava ascoltando quello che la persona diceva, tanto che chi era la cornetta di fatto era il segretario, e sente il Rebbe che dice al segretario dire di a quello di consigliarsi di andare in Nuova Zelanda e di consigliarsi con Rav Tizzocallo. Questo sente quello che il Rebbe dice, non ha bisogno neanche che il segretario lo dice perché l'ha sentito con le sue orecchie e si rende conto che il Rebbe che parla, e però dice: ma cosa sta dicendo? Quello lì sono io. E quindi chiede al segretario: ma di cosa sta parlando? Sono io quello lì. Spiegami qualcosa, probabilmente si è sbagliato. Il segretario, che sa che il Rebbe non si sbaglia mai, dice: il Rebbe ti sta dicendo che a volte uno deve consigliarsi con se stesso. Deve fare silenzio, prendersi e mettersi davanti alla cosa e non appoggiarsi soltanto. Questo non vuol dire che non bisogna anche cercare aiuto e consiglio dagli altri. Però bisogna risvegliare il Yoetz, il consigliere che è noi stessi. Però arriviamo adesso al punto di questa lezione, che è sul re. In questa parasha viene detto che nel momento in cui, io non ho portato le mie appunti per cui neanche le citazioni, mi dispiace, dimenticato, oggi giornata, viene detto nel momento in cui entrerai nella terra, la conquisterai e vi risiederai, e che venga posto su di te un re, e allora nominerai un re che Dio avrà scelto. Ora, fra i commenti che vengono fatti, ci sono molte questioni sulla questione del re. Addirittura una critica che sembrava che si è fatto perché viene detto: quando vedrai, entrerai nella tua terra e vedrai come funzionano tutte le altre nazioni che hanno un re, dirai anch'io voglio un re come le altre nazioni. Ecco, questa cosa qui non credo sia piaciuta molto ad HaKadosh Baruch Hu, e però può sembrare che allora gliela data contro, quasi contro voglia. Mentre invece il fatto di dare il re è in ogni caso sì una volontà, un precetto che Dio ci ha dato, uno anche dei tre precetti che seguono l'entrata in Israele, se non vado sbagliato, che è quello di costruire il Bet HaMikdash, cancellare Amalek e mettere su di noi un re. Dove poi viene anche spiegato tutti i termini, cosa, come deve essere questo re, compreso forse un particolare suo che vado a ricordare: se tutti quanti hanno l'obbligo di scrivere per sé un Sefer Torah, il re deve averne due. Uno resta ben conservato e protetto, e l'altro il re se lo porta sempre con sé. Come dire che il re scelto da Dio che deve governare sul popolo di Israele è una figura talmente diversa da quella che noi siamo abituati a pensare vedendo la storia. La storia delle nazioni, ma purtroppo anche nella nostra storia, re che non hanno seguito esattamente quello che doveva essere la loro funzione,
ma la funzione del re è di una persona completamente annullata alla volontà di Dio, che fa il bene del proprio popolo, del paese, seguendo a ogni passo la parola di Dio. Quindi deve anche portarsela dietro per ricordarsi sempre a chi è collegato e chi è il boss, per chi lavora. Ora però un'interpretazione interessante che viene data è che quando viene imposto devi mettere su di te un re, questo su di te viene detto ad ogni ebreo. Cioè ogni ebreo deve fare su di sé, avere un re che comanda, qualcuno che prende il comando, lo scettro dentro di sé. E perché questo è così importante? In genere perché se c'è da una parte c'è il re, d'altra parte sono i sudditi o i servitori, noi la maggior parte della nostra vita viviamo in un mondo capovolto dove il servitore fa da padrone di casa e il re viene messo nel sottoscala e non viene ascoltato. E questo ci provoca non pochi problemi. Quindi dobbiamo capire anche cos'è dentro di noi un re e cos'è il re nella situazione giusta, perché noi possiamo anche mettere il re come è nelle nazioni, e come nelle nazioni in genere un re, come ce lo figuriamo, lo vediamo, è comunque una persona che più che interessi dello Stato, spesso e volentieri segue i propri interessi e piaceri, cerca di anche le sue guerre di conquista, di aumentare il proprio potere piuttosto che il bene del popolo. Quindi anche dentro di noi purtroppo può mettersi al comando un re che corre, insegue tutto il tempo ciò che ha voglia, gli piace, i propri desideri, invece che il bene stesso è la cosa giusta. Quindi se vogliamo invece un re come la Torah comanda, deve essere cosa deve fare un re per veramente per comandare? Intanto deve distinguere e riconoscere quali sono i centri di potere e di influenza sulla propria vita e prenderli, prendere questi centri e guidarli, essere lui. Un re di fatto in carne ed ossa deve avere il potere sull'esercito, sulla polizia, sull'apparato giudiziario, sull'apparato civile, deve avere il comando su tutto. Il re è la funzione più alta. Noi non siamo abituati a capire questi termini, siamo confusi dai termini della democrazia. Il re non è democrazia, non esiste la democrazia. Il re è il canale che porta la volontà di Dio qui e al re bisogna obbedire. Punto, perché il re è l'espressione qui nel mondo della regalità divina. E così dentro di noi ci deve essere un'espressione della regalità divina che prende il comando dentro di noi in modo che sia lui a comandare e non tutti i nostri istinti a prendere il sopravvento. Questo deve essere. Però dove soprattutto noi vediamo che le cose si fanno difficili per noi. Allora, l'esempio è, penso che nessuno di noi sia esente da un fenomeno sgradevole che riempie la nostra vita. Qual è questo fenomeno? I nostri pensieri. I nostri pensieri vagano dove gli pare, quando gli pare, ma non solo vagano, ma hanno anche la forza di portarci dietro a loro con tutti gli annessi e connessi, per cui se io mentre sto facendo una cosa, tutto un tratto mi ricordo di una lite che ho avuto, magari 10 anni fa, e tutto un tratto mi vengono in mente anche tutti i particolari di quella lite, e comincio a montarmi dentro, mi viene un nervoso, è una rabbia, e penso, quello mi ha detto, io gli ho risposto, invece perché non gli ho detto così, invece che così avrei dovuto, e ti sprofondi, Molti dicono sì, ma no, non tu, cioè siamo tutti così. Quindi a questo punto possiamo arrivare con sincerità a dire che nella maggior parte dei casi sono i nostri pensieri
automatici che ci guidano e non siamo noi a guidare i nostri pensieri. Questa è la situazione. Perché è particolarmente grave questa situazione? Perché questa modalità del pensiero lasciato andare a se stesso ha questa capacità, ha la capacità di non farci vivere nel presente. Ci sono due giorni nel calendario dove la persona non ha la possibilità di fare niente. Quali sono questi due giorni? Qualcuno lo indovina? No. No, non fare niente in quel senso. No, che non puoi realizzare niente. Ieri e domani. Ieri e domani non puoi fare niente, perché ieri è già passato quello che è stato e domani non c'è ancora. Per cui l'unico momento in cui tu puoi veramente agire e fare è oggi. Siccome l'istinto del male non è interessato a che tu faccia oggi, ti porta a vivere o nel passato o nel futuro, trascinando con sé anche tutte le tue emozioni. Quando tu usi tutte queste tue emozioni, che in genere sono non emozioni rilassanti, ti ritrovi a consumare quasi tutte le tue energie in niente e le energie disponibili a fare quello che devi fare rimangono una cosetta così. E poi uno dice, wow, come sono stanco, non ce la faccio a fare niente oggi, ho troppo da fare. Mentre quando una persona è focalizzata ed è presente, scopre che le cose che ha da fare, che gli sembrava così tante, sono niente, le fa in 5 minuti e potrebbe farne altri milioni nella stessa giornata. Il problema è che si perde dappertutto. Per cui il problema è cosa fare. C'è un modo di fermare la cosa, possiamo essere noi padroni di questi nostri pensieri che vanno da tutte le parti. Se avessi qui i miei appunti, sarei molto felice, perché ci sono varie parti e io spero di ricordarmi le più importanti. Allora, un aiuto, cioè una cosa abbiamo capito, finché una persona è nel passato o nel futuro, non ha la capacità di agire adesso. Ma questo tradotto in altre parole è come dire che la nostra vita è adesso. E quando noi non siamo adesso, noi non viviamo. È come se non vivesse. Sprechiamo, buttiamo la nostra vita. Fa impressione sentire una cosa simile, ma è quello che noi facciamo, ci facciamo con le nostre mani. Sì, assolutamente. E quindi invece di lamentarci di tutte le cose che non vanno e farcene trascinare via, vediamo cosa possiamo fare, e cosa possiamo fare è soltanto qui ed oggi. E continuare a pensare quanto mi ha ferito la cosa che è successa, semplicemente in quel momento io non sono qui dove dovrei essere. Ok, allora ho capito che io devo essere nel presente, ma come fare a ritrascinarmi nel presente? Allora, c'è una domanda che è molto consigliabile che uno più spesso possibile faccia a se stesso. E la domanda è: cosa? Che cosa adesso, qualcosa di valore, che ha significato e valore, cosa adesso posso fare? Adesso, qui. E cercare di farla. A quel punto può succedere, per esempio, che uno è ancora nella sensazione di quello mi ha detto, mi ha ferito, eccetera. Io mi riporto con questa domanda al momento attuale e dice mi hanno ferito, sono ancora sotto questa influenza. Però adesso dice, cosa posso fare adesso? E posso rispondermi, posso andare ad aiutare una persona